Amici, buongiorno! Siamo riusciti a partire! Ce l'abbiamo fatta! Incredibile! Allora, amore, dove mi porti stavolta? Allora, intanto adesso andiamo a vedere il lavoro. Sì. Poi dopo... Stiamo partendo per Ferrara, perché Davide deve andare a vedere un lavoro. E poi... Allora ci facciamo un giro. Beh, certo. Mentre siamo da quelle parti, chiaro. Vediamo dove ci mi porterà, dove andremo, dove ci porterà da a me ad Attica. Parte andiamo. Va bene. Intanto è già siamo già contenti che il vicino ci ha, come avete visto nel video precedente, dopo tutte le nostre disavventure, il nostro vicino di casa col trattore è riuscito a tirarci fuori dalla melma. E siamo riusciti a caricare, quindi a tirare fuori il furgone e il camper. Abbiamo ricaricato di nuovo il camper e siamo partiti. Scusate se si muove un po', ma ci sono un po' di salti. Certo. E non ho attaccato il cellulare. E soprattutto non hai attaccato i microfoni. È vero, speriamo che si senta. Anche io sono contento che siamo partiti, perché a me piace andare in giro. Poi io devo guardare il mio papone quando guida. Eh? Ah, qui mi piace tanto, sì. La famosa tenerina di Ferrara. Davide non gli piace la tenerina. No. Infatti lui non la mangia. No, no, non la sta mangiando. Ma sì. Dai, dai. Ciao. Anche tu mangi la tenerina? Mangio la tenerina. Mamma mia. Te gusta? Anche io voglio la tenerina. Datemene anche a me, io la mangio tutta io. È buona, è buona, è buona. Cioè, Attila, lui mangerebbe tutto. Eccoci qua, questa è la sala borse, tra un po' entreremo dentro. E questo è il monumento più rappresentativo della città di Ferrara, il monumento agli estensi. Abbiamo passato un capodanno qua a Ferrara, bellissimo, dove c'è stato l'incendio del castello, i fuochi artificiali. Me lo ricordo come un capodanno molto molto freddo, però è stato veramente bello e caratteristico. Adesso entriamo qua nella sala borse. Ex sala borse. La storia del palazzo, che nel tempo ha subito notevoli modifiche e ristrutturazioni, potrebbe iniziare da quando l'area, sino a quel momento esterna alle mura cittadine, venne compresa nel tessuto urbano. Per un certo periodo il sito era stato occupato dai giardini del padiglione che il duca aveva fatto costruire nel 1477 per la sua corte, al posto dei precedenti orti e piccole abitazioni per i contadini. La nascita dell'edificio moderno è legata al cardinale Giovanni Francesco Banchieri, che affidò la sua progettazione all'architetto Angelo Santini. Dopo il terremoto dell'Emilia del 2012 è stato necessario rimuovere le sue caratteristiche guglie per mettere in sicurezza la zona, anche se il palazzo per fortuna non ha subito danni rilevanti. Oggi, come avete visto, qui ci sono varie attività commerciali e studi professionali ed è stato oggetto appunto di nuove iniziative, considerando la sua posizione centrale che è di interesse anche turistico. Uscendo da qui e seguendo al fondo questa via si arriva al Palazzo dei Diamanti. Come vedete qua è sempre pieno di parcheggi per le bici, perché Ferrara è famosa per le sue bici. Ecco, questo è il Teatro Comunale di Ferrara.
il più importante teatro di Ferrara, che fu costruito tra il 1773 e il 1797 su progetto di Antonio Foschini e Cosimo Morelli. Questa è la Rotonda Foschini, fu chiamata proprio col nome di chi l'ha fatta, l'ha realizzata, ed è parte integrante dell'architettura del teatro e rappresenta un piccolo cortile ovale interno. E anche se da sempre è stato progettato per il transito delle carrozze, oggi è stata riqualificata con il rifacimento delle pareti ovali e con l'aggiunta di un'adeguata illuminazione. Non è più aperta al traffico ed è adibita a zona pedonale, nella quale vengono svolte anche manifestazioni o convegni di ogni sorta. So che qui vi si può accedere anche attraverso due sottopassaggi aperti sulle due strade sulle quali si ergono le pareti del teatro. Guardate che bella, bellissima. Non posso ogni volta che passo davanti al Castello degli Estensi riprenderlo, perché è bellissimo, è veramente bello. Tra l'altro so che è stato costruito in soli 5 anni e inoltre questo castello ha anche subito diversi danni nel corso dei secoli, tra cui un incendio nel 1570. Aspetta, mi hai fatto foto? No, perché lì era video. Ah, video! Vuoi video? No! Allora, dicevamo che il Castello degli Estensi è subito anche un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma è una caratteristica di Cuccio, anche lui quando era Cuccio lo faceva la stessa cosa. Ah, ok. Saltano addosso. Non vogliono giocare loro. Dai, dai, salta con me, vieni, vieni a giocare, dai, 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 su, su, su. Sì, vengo a giocare, mi piace giocare con te. Dai, allora andiamo a fare un giro per Ferrara insieme. Dai, staccati di là, vieni con noi, dai, dai. Ti ringrazio, ma io voglio tanto bene alla mia padroncina, voglio stare con lei. Vabbè, allora ciao. Qua la cattedrale di San Giorgio si trova nella piazza Duomo, bellissima. Questo è il principale luogo di culto cattolico di Ferrara, è la chiesa madre dell'arcidiocesi di Ferrara Comacchio e sorge proprio nel centro della città, di fronte al palazzo municipale. È sede delle celebrazioni più importanti della diocesi, come ordinazioni, pontificati e funerali solenni. In primavera viene anche la benedizione dei palii, ovvero dei quattro tessuti dipinti che costituiscono il premio delle quattro gare del Palio di Ferrara. C'è il Leon d'Oro, uno delle palle più famose di Ferrara. Dal 4 marzo 2019 l'edificio è chiuso al culto per restauri e per il consolidamento necessario per sanarne i cronici difetti strutturali e per i danni subiti nel terremoto dell'Emilia del 2012. Peccato, perché non possiamo visitarla, mi sarebbe piaciuto, ma deve essere molto bello, visto delle foto. Tra l'altro nella cattedrale è anche sepolto Papa Urbano III. Entriamo ora nella piazzetta del castello. Questo qua di fianco è il municipio dove ci avvengono anche i matrimoni. Ma guarda, che ore sono? Non è l'ora dell'aperitivo a Ferrara? Non si fa l'aperitivo a Ferrara? Certo che si fa l'aperitivo. Qua ispira proprio a fare l'aperitivo. Andiamo a cercarci un localino, qualcosa di carino, dai, dai, dai. No, scusa, però... Ha ha ha!
Ciao.